con la partecipazione di Presidenza Regionale Sicilia con Tutto Alfa minuto per minuto. Amici telespettatori, buonasera e benvenuti anche questa settimana a Tutto Alfa minuto per minuto dal vostro Marcello Rossi. Di seguito riportate i risultati della seconda giornata della World League in serie come da schedina. San Marino Portogallo 4-2-1, Cile Inghilterra 3-3-X, Olanda Francia 12-7-1, Nigeria Angola 10-5-1. In differita verranno giocate Svezia Serbia e Russia Brasile nei due posticipi di lunedì. Per il San Marino una rete di Pecoraro, due per Leone e una per Pasquale Di Matteo. Il Portogallo ha replicato con Macchia e Cavallaro, quest'ultimo migliore in campo. Il Cile ha visto uno strepitoso Guarino segnare una importantissima tripletta. L'Inghilterra ha risposto con un gol di Calì, un gol del migliore in campo Lopresti e un gol per Di Sano. Nella caterva di gol segnata dall'Olanda sono due quelli di Van Pensabene, cinque quelli di Van Inguia migliore in campo, due quelli di Van Marascia e tre quelli di Van Bertuglia oggi rientrante in campo. La Francia ha risposto con tre reti del capocannoniere Lombardo, uno di Savoca, uno di Buffa, uno di Genova e uno di Montalbano. La Nigeria ribalta le sorti della sua classifica segnando 10 gol, uno di Giglio, tre di Guglielmino, uno di Guttuso, uno Gelsomino, uno Garofalo e infine tripletta di Di Girolamo. L'Angola ha risposto con 5 reti, 2 per Sacco, 2 per l'Abruzzo e uno di Bonandrini, migliore in campo dell'Angola e della partita Danna. A questo punto linea allo studio per highlights e interviste. No, 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 no,
Siamo qui col San Marino, autore di una grande rimonta all'ultimo istante, e si porta a casa la vittoria contro un forte Portogallo. Che dire di questa partita? Un commento dal capitano Pecoraro. Come capitano, è stata una vittoria bellissima, sofferta ancora, e per questo ancora più bella. Gli ho mostrato che noi siamo il San Marino, poca classe ma tanta grinta. Sì, tanto cuore fino all'ultimo, una vittoria difficile ma raggiunta con grande coraggio. Obiettivi per questo torneo sempre dal capitano pure. Ce ne vogliamo una giochiamo sempre per adesso l'orgoglio che ci ha fatto arrivare alla vittoria anche oggi. Perfetto, grande partita del San Marino, quindi vi salutiamo, grazie di tutto. Grazie, alla prossima. Con noi Totò Di Sano, autore di una grande prestazione che però vi vede pareggiare su un campo estremamente difficile. Cosa è successo a questa Inghilterra che a 5 minuti alla fine conduceva 3-2 e che poi per anche un po' di fortuna si è ritrovata a conquistare un pareggio con un grande intervento di Amico e un palo che vi è venuto fratello? Ma devo dare un'ora all'Italia a Cile perché voglio dire ha giocato benissimo, non so. Correvano ad una velocità veramente supersonica, noi eravamo un po' fuori rotta, loro si trovavano meglio nel campo più piccolo, comunque ce l'hanno fatto una bella partita, sono andati in vantaggio loro, che ho poi rimontato, devo dire che è veramente una buona armi a loro, certo, avevo fatto il gol del battaglio, sarebbe stato un bellissimo video, però il calcio è una palla della palla, una volta va bene, va bene lo stesso. Un Lopresti ancora una volta determinante, strepitoso, vi ha preso per mano e ha cercato di farvi vincere la partita con il tuo gol, insomma, del momentaneo vantaggio. Esattamente, sì, Lopresti è la nostra punta di diamante, ce lo teniamo ben stretto, non lo cediamo per nessuna cifra. Poi abbiamo anche un grande portiere che ha parlato veramente bene, insomma siamo un bel team. Però il Cile è veramente migliorato tantissimo perché abbiamo fatto una amichevole, l'abbiamo battuti. Devo dire che sono migliorati con 2-3 innesti veramente importanti. Va bene così, dai. Grande merito all'Inghilterra, ma grande merito al Cile che ha contribuito a garantire uno spettacolo forse che nemmeno riuscivamo a immaginare noi prima di questa partita. Ringraziamo Di Sano per il suo intervento, lo invitiamo presso il nostro ufficio stampa la prossima settimana. A presto. Buonasera al Cile, al suo capitano gagliardissimo, febbricitante, autore di una strepitosa partita con il suo grintoso carattere che ha cercato di prendere per mano una squadra che alla fine ancora una volta forse soffre la parigite. Cosa è successo in questa partita che vi ha visti protagonisti nel bene e nel male con due pali negli ultimi 3 minuti e un tiro libero che forse poteva essere determinante? È successo, ci siamo scontrati contro la seconda forza del nuovo campionato, a parte la Francia, prima dell'Inghilterra, ci avevamo già giocato in amichevole, avevamo passato 10-5. Non lo so proprio che è successo, diciamo che prima 1-0, poi 2-1, sul 2-1 ci siamo fermati, loro ci hanno rimontato, sono arrivati sotto
non da merito nostro, pure. Niente, poi sul 3-3 con un ottimo Zizzo, abbiamo un fenomeno di difesa, un'altra categoria, Riccardo Zizzo e Pantone. Abbiamo visto un'esperienza determinante per voi, è un'inesperienza che forse ha peccato, ha penalizzato un po' l'Inghilterra, che si è trovato sprovvista dietro l'invenzione di Zizou, che sul tiro libero ti ha liberato per un tiro che si è rivelato poi determinante al fine della conquista di un punto ad oggi importantissimo, considerato che avete affrontato due squadre comunque eccellenti, l'Olanda prima e l'Inghilterra poi. Un Disano in grande spolvere, ha cercato insieme all'Opressi di conquistare una grande vittoria, gliel'avete impedito, quanto brucia però non aver rubato all'ultimo minuto una partita che forse potevate anche vincere. All'ultimo minuto la punizione, ho chiesto il cambio, però vabbè, andava così, ha tirato Dario e Manchico, ha preso il palo, possiamo farci niente, da un minuto prima aveva preso un doppio palo. Il migliore come contro l'Olanda, i pali ci perseguitano. I pali... Siamo a quota 6. E io l'ho preso in la traversa, ricordatelo. Siamo a quota 7 pali in due partite. Ricordiamo che Parisi dell'Inghilterra ha preso comunque una traversa, certo. Ragazzi, Parisi è fortissimo. Parisi è incontenibile. Ragazzi, Parisi è incontenibile. Occhio a tutte le altre squadre, marcate Parisi, perché è incontenibile. Marcate Parisi. Bene, quindi grande fair play, ci rende veramente felici anche questo. È un grande torneo quello che stiamo giocando, che stiamo vivendo. Lo dobbiamo al Cile e all'Inghilterra in questa occasione, che ci hanno regalato veramente un grandissimo spettacolo. Vorrei dire soltanto una cosa. C'è ancora un intervento da parte del capitano. Non vedo l'ora che torni Tony La Fama. Ci manca Tony La Fama, che è infortunato. Si attende quindi con ansia Tony La Fama, che potrebbe essere finalmente l'uomo vittoria per un Cile che conquista due pareggi all'ultimo istante. Partita da cardiopalma molto maschia. Cos'altro dire, Igor? È un Cile che è cambiato rispetto alla partita con l'Olanda. Comunque abbiamo visto molto più convinto, l'abbiamo visto molto più deciso, l'abbiamo visto con le idee molto più chiare. Forse la quarta partita che facciamo insieme. Grazie per la pubblicità. Forse però tra compagni si parla un po' troppo. Può essere questa la pecca di questo Cile? Presente no, abbiamo molto carattere. Volo, tocco! Abbiamo molta personalità, ognuno di noi ha molta personalità, quindi c'è, ci casiamo l'un l'altro così. E il prezzo? Ci siamo beccati tutta la partita. Sempre. C'è chi è Cristian e l'altro, sempre, durante tutta la partita a gridare. E questo è il Cile. È il prezzo che... la forza del Cile, il carattere. È il prezzo che si paga per l'essere sudamericani. Grazie ragazzi, alla prossima settimana. Grazie. Forse anche Maccheroni. Oh! Margheritoni. Madonna! Tutto lo sai. Quello è un parolo. Quanto non abbiamo fatto? Vai, Gabri! Mamma mia! Ok!
infatti. Collegamento dal campo in Guglia, ci sente capitano? Sì, ci sento. Bene, si è preso un titolo che non gli appartiene, Sicilia è il capitano, però oggi forse meritava anche la fascia. Beh sì, sono sempre venuto a vedere in campo, ho segnato con decisivi, ho salvato un gol davanti alla porta e quindi ho dato un contributo molto importante alla vittoria della Guglia. Abbiamo visto un'Olanda molto quadrata, ha messo letteralmente in ginocchio tecnicamente e tatticamente una Francia che forse ha anche straparlato durante il corso della settimana. Genova, Lombardo sono stati fortemente puniti da una prestazione semplicemente impeccabile. Pensa bene, strepitoso, Sicilia si è confermato il portierone che abbiamo visto all'Europeo. Abbiamo visto un Van Bertuglia, tra l'altro in grandissimo spolvero, che ha preso per mano l'Olanda in un momento in cui non ci aspettavamo niente di tutto ciò. Come ha visto il doppio passo nel secondo tempo dell'Olanda, il numero 10 in Guglia? Allora, all'inizio del primo tempo è stata una partita molto, molto combattuta, però nel secondo tempo abbiamo dimostrato di essere superiori e quindi la partita è andata per questo giusto e abbiamo portato a casa la vittoria. Nonostante partissero favoriti, gli avete fatto una vera e propria pioggia di umiltà. Come vivete nello spogliatoio questo momento? Siamo molto entusiasti della nostra roba e adesso pensiamo alla prossima gara che sarà abbastanza complicata come sempre e cerchiamo di vincere anche quella. 4 punti, non un bottino pieno, ma in fondo è come se lo fosse. Quanto è importante il carattere di questa squadra? Siamo una squadra che ha molta grinta e la mettiamo tutta in campo e cerchiamo di portare sempre un miglior risultato. Oggi non avete messo soltanto la grinta in campo, avete messo anche tanti gol nella porta di un portiere avversario che forse è ancora in campo, che raccoglie i palloni dalla rete. Vi ringraziamo per la vostra intervista, un saluto a tutta l'Olanda che ci... Ciao ragazzi! È con noi un delusissimo Silvio Buffa, l'unica anima di questa squadra che nonostante tutto non è bastata. Cosa è successo in questa drastica sconfitta? È successo che abbiamo avuto un po' di nervismo in campo, abbiamo perso il controllo della partita, gli avversari sono passati su questo e ci hanno colpito il contropiede. Abbiamo subito l'ultimo. Avete forse sottovalutato troppo l'avversario? No, non è stato di più un momento di sottovalutazione, ma di più un nervosismo nostro, andiamo uno contro l'altro. Abbiamo visto Lombardo stanchissimo, fuori da ogni canone a cui ci aveva abituato. Il nostro attaccante viene da una partita giocata con la sua squadra di categoria, giustamente giocando i 90 minuti, qui viene a fare una partita sottotono. Abbiamo visto anche Genova molto fuori dai suoi standard abituali, Marotta forse un po' troppo poco utilizzato, paga pegno per il nervosismo che anche lui ha mostrato. Un troppo soddisfatto Manfredi Messina, ex presidente di una squadra che oggi ha gufato contro di voi. Manfredi ci sta questo, perché Manfredi ce l'aveva detto e fu così che ha avuto ragione lui. Avete mantenuto un profilo umile oppure avete esagerato? No, tra di noi abbiamo esagerato. Avete esagerato. L'unica persona, l'unico calciatore, peraltro abbiamo visto giocare con umiltà, sei stato tu. Gli altri tuoi compagni si sono ostinati a giocherellare un po' troppo col pallone durante una partita che andava chiusa molto molto tempo prima. Cosa che capita, la prossima ci riprenderemo, cercherò di non correre solo io ma correre tutti. Dopo questa pioggia di umiltà, quali gli obiettivi di questa Francia che si ritrovano clamorosamente sconfitti contro un'Olanda devastante? Adesso non ci poniamo obiettivi, andiamo avanti partita dopo partita e vediamo cosa succede. Quindi ridimensionate drasticamente le vostre dichiarazioni delle settimane passate. Io non sono sicuro di questo. Noi giochiamo partita, io personalmente gioco partita dopo partita, i miei compagni non so cosa abbiamo. Quindi l'umiltà dell'anima di questa squadra che spera di compensare l'essere gradassi dei propri compagni. Grazie Silvio Buffa, alla prossima partita. Say
diretta dal campo, Francesco Guttuso, capitano di una Nigeria vincente sul campo contro un Angola che forse meritava un po' di più. Cosa è successo in questa partita? Beh, siamo scesi in campo e abbiamo cercato appunto di fare la nostra partita. Veniamo da una sconfitta, ci è pesato molto, abbiamo avuto diversi assenti e adesso abbiamo formato finalmente una squadra degna di poter competere in questo torneo. Bene, sono rientrati parecchi assenti rispetto alla partita scorsa, si è visto in campo una quadratura sicuramente diversa. All'inizio molto combattuta la partita, poi avete preso le misure, messo la freccia e sorpassato un Angola che su cui forse avete infierito un po' troppo in fase offensiva. No, il match è stato combattuto inizialmente, poi si è portato su ritmi più bassi, abbiamo potuto giocare con minor difficoltà. 3 punti su 6, una vittoria e una sconfitta, la prima una stoccata vera e propria, la seconda ridà morale e buon umore ad una squadra che era leggermente demoralizzata dopo la prima giornata. Certo, senz'altro questa partita è molto importante, serve a prendere fiducia nuovamente e a fissare definitivamente il nostro feeling che abbiamo sviluppato in campo. Speriamo di poter fare un buon campionato e cercheremo ogni meglio. Quali sono gli obiettivi dichiarati di questa Nigeria a questo punto del campionato? Noi non pensiamo a lungo termine, noi adesso ci concentriamo sulla prossima partita e cercheremo di fare sempre il meglio possibile. Bene, ci hanno anche oscurato, ecco, è ritornata la luce. Ringraziamo Francesco Guttuso, ringraziamo la Nigeria per la grande prestazione. Alla prossima settimana. Arrivederci da Alfa Team.